L'ex difensore e leggendario capitano della nazionale italiana, Fabio Cannavaro, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista esclusiva a Il Mattino, affrontando un argomento di estrema importanza e sensibilità nel calcio, il caso tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Nelle sue dichiarazioni a Il Mattino, Cannavaro ha sottolineato la complessità delle questioni legate alla discriminazione nel calcio. Ha sottolineato che il dibattito non può limitarsi alle opinioni individuali di giocatori come Jesus e Acerbi, ma deve comprendere una comprensione più ampia e profonda delle radici e delle conseguenze del razzismo nello sport. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità Inter qui. Per Cannavaro la lotta al razzismo è personale e profondamente radicata nella propria storia ed esperienza. Ha ricordato la sua infanzia al fianco di Lilian Thuram, uno dei maggiori riferimenti nella lotta al razzismo nel calcio. Thuram non solo ha ispirato Cannavaro sul campo, ma lo ha anche educato sull'importanza di riconoscere e affrontare il razzismo in tutte le sue forme. L'ex difensore italiano ha condiviso momenti dolorosi della sua carriera quando è stato bersaglio di insulti razzisti da parte dei tifosi avversari. Anche quando in tribuna veniva definito meridionale, Cannavaro percepiva questi attacchi come manifestazioni di razzismo, a dimostrazione di come la discriminazione possa manifestarsi in modi subdoli e mascherati nel contesto sportivo. Cannavaro ha però fatto una distinzione fondamentale tra gli insulti razzisti provenienti dagli spalti e quelli pronunciati in campo. Ha ammesso che, nonostante abbia subito discriminazioni razziali durante la sua carriera, non si è mai trovato di fronte ad insulti razzisti diretti da parte di un avversario durante una partita. Questa distinzione solleva importanti domande sulle dinamiche del razzismo nel calcio e sulla necessità di politiche e misure efficaci per combatterlo. Affrontando il caso specifico tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, Cannavaro ha dimostrato sensibilità ed empatia con entrambe le parti coinvolte. Ha riconosciuto la complessità della situazione e l'importanza di cercare una soluzione che promuova la riconciliazione e la comprensione reciproca. Tuttavia, ha sottolineato che casi come questo non dovrebbero essere trattati isolatamente, ma piuttosto come parte di uno sforzo più ampio per sradicare il razzismo dal calcio e dalla società nel suo insieme. Qual è la tua opinione sul ruolo dei giocatori e delle istituzioni sportive nella lotta al razzismo nel calcio? Sei d'accordo o in disaccordo con le parole di Cannavaro? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità Inter qui e forza Inter sempre!